Ciao ragazzi, benvenuti nel vostro Handyman. Quest'oggi andremo in trasferta. Dunque, sono stato contattato da un mio amico per il montaggio di un timer che comanda delle luci esterne di una casa. Si tratta di una seconda casa in collina, la quale è dotata di luci esterne. Dunque, attualmente le luci esterne sono accese o spente tramite un interruttore, quindi manualmente. La richiesta è di installare un timer che controlla l'accensione e lo spegnimento delle luci in maniera automatica. Tuttavia, tenere la possibilità di staccare l'impianto durante i periodi di assenza. In poche parole, dovremo inserire un timer in serie all'interruttore già esistente. In questo modo, lasciando l'interruttore su on, il timer farà il resto, quindi si occuperà della gestione dell'accensione e dello spegnimento delle luci. E invece, spostando l'interruttore sulla posizione off, il sistema verrà completamente spento. Ma quindi diamo subito un'occhiata alla lista del materiale. Prendete carta e penna e segnate. Dunque, cacciaviti, uno piatto ed uno a croce, forbici da elettricista, il nostro timer ed infine un po' di filo elettrico. Per quanto riguarda tempi e costi abbiamo. Dunque, per quanto riguarda i cacciaviti, lì si possono trovare tranquillamente a pochi euro. Le forbici da elettricista invece hanno un costo che si aggira circa sui 10 euro. Il timer invece può andare dai 30 ai 50 o più euro. Dipende ovviamente dal modello che sceglierete. Di timer ne esistono praticamente di tutti i tipi. Si differenziano principalmente dalla possibilità di programmazione. Quindi dai programmi più semplici ai programmi più dettagliati. Ed infine anche agli interruttori timer astronomici. L'operazione è di livello medio, comunque state sempre molto attenti a tutti quanti i collegamenti, in quanto c'è il rischio di far saltare la luce oppure addirittura prendere la scossa. Ed è sempre fondamentale staccare l'interruttore generale prima di avventurarci attorno ai cavi elettrici. Ed il tutto si può eseguire in circa 15 minuti di lavoro. Quindi, bando alle ciance, mettiamoci subito all'opera! Eccoci arrivati alla nostra casa. Allora, queste sono le luci esterne oggetto del nostro lavoro. Ce ne sono 4 da questo lato e 3 da questo lato. E vengono comandate da questo interruttore qua, luci esterne. Quindi quello che dovremo fare è inserire questo timer in serie all'interruttore luci esterne. Allora, la prima cosa da fare è staccare l'interruttore generale. Procediamo con lo smontaggio della placca. Allora, vi spiego brevemente il funzionamento. Questi due fili qua, che arrivano dal generale, arrivano al generale della taverna. Dopodiché l'uscita di questo va ai rispettivi interruttori. L'uscita del generale taverna entra nell'interruttore delle luci esterne da sopra e sotto invece sono collegate le luci esterne. Questa luce che vedete qua di fianco è collegata sempre qua sotto e questa serve praticamente a segnalare il fatto che questo sia acceso. Quindi quel che faremo è rimuoveremo questa luce qua per far posto al nostro timer, il quale verrà messo in serie a questo interruttore. Mentre l'alimentazione del timer andrà sotto il generale della taverna, in modo che non perda il conteggio delle ore. Andiamo a rimuovere questa luce. Ora quel che faremo è prendere l'alimentazione dal generale per il nostro timer. La possiamo prendere all'ingresso del nostro interruttore. Quindi utilizzeremo questi due fili per collegarli qua e andremo successivamente ad attaccare l'alimentazione del nostro timer. Andiamo a prelevare la corrente dall'ingresso dell'interruttore delle luci. Bene, ora andiamo a collegare l'alimentazione del nostro timer con questi due fili. Allora colleghiamo la fase al primo morsetto ed il neutro al secondo morsetto.
Ed infine andiamo a unire i due interruttori con un piccolo cavallotto in modo da metterli in serie. Quindi prenderemo l'uscita di questo interruttore e andremo all'interno dell'ingresso del nostro timer. Bene, non ci resta altro che testare se funziona tutto. Allora, tiriamo sul nostro interruttore generale. Mettiamo il nostro timer in modalità on per un test. Andiamo ad attaccare il nostro interruttore delle luci. In teoria dovrebbero essere accese, andiamo a vedere. Ecco le luci che sono accese, quindi i collegamenti sono fatti bene. Ora il test che farò è semplicemente quello di attaccare e staccare manualmente il timer e guardiamo all'esterno se le luci si accendono e si spengono. Acceso, spento. Quindi non ci resta altro che rimontare il tutto. Ora andiamo a impostare il nostro timer. Imposteremo l'accensione alle 8 e lo spegnimento alle 6 del mattino. Quindi quel che dovremo fare è spostare queste levette a sinistra. Bene, ora non ci resta altro che settare l'ora corrente facendo corrispondere questa freccia con l'ora attuale. Bene, ora sono le 11:40 del mattino. Bene, ora abbiamo fatto corrispondere questa freccetta con l'ora attuale. Ora sono le 11:40, quindi l'orologio è stato impostato sulle 11:40. A questo punto tiriamo sul nostro generale. Ora il nostro timer è partito. Quindi quando si vuole accendere le luci non bisogna fare altro che tirar su l'interruttore delle luci e il timer farà il resto. Invece quando si vuole lasciare tutto spento è sufficiente lasciare questo in posizione off. Ci vediamo al prossimo tutorial.